pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Eccoci nuovamente insieme per tornare a occuparci di un artista scomparso da tempo, ma di cui torniamo a parlare a volte perché il suo ricordo è ben presente anche nei fan. Il suo nome è Rino Gaetano e oggi abbiamo scelto per voi di parlare di Sfiorivano le rose, una hit a suo modo, anche se meno scontata di altre. Importantissimo in questo caso il testo, che viene apprezzato ancora oggi e che viene definito pura poesia, che commuove così intenso, pieno di energia e passione, come ricordano molti critici e molti sostenitori. Intanto va detto che è una canzone che, a differenza della maggior parte di quelle commerciali, non ha un inciso vero e proprio, un ritornello, se non nella parte finale, e in effetti è proprio nella coda che in molti ritrovano il senso più intenso della canzone, in quella citazione di Otto von Bismarck, artefice della unificazione della Germania, come pure di Lafayette, protagonista della rivoluzione americana prima e poi di quella francese, e ancora di Mameli, autore dell'inno italiano, e di Michele Novaro, compositore della musica proprio dell'inno. Insomma, nel brano è in qualche modo presente la storia d'Europa, una storia a tratti molto movimentata nel periodo di riferimento, con le guerre di indipendenza italiane, la rivoluzione francese, l'unità tedesca, un contesto storico nel quale Rino Gaetano canta, irrompe con quel suo "io aspettavo te", dove quel te, secondo alcuni, non sarebbe però una lei, una donna di cui è innamorato, ma un'allusione agli eventi dell'epoca. Altri invece pensano che i riferimenti a un amore estivo, adolescenziale, fatto di attese, siano in qualche modo autobiografici e facciano riferimento al periodo degli esami di maturità dell'interprete, tra studio, studio storico e attese amorose, appunto. Di sicuro questo brano rientra nel classico stile di Rino Gaetano, le cui canzoni sono caratterizzate da un forte nonsense apparente che in realtà nasconde una serie di riferimenti simbolici precisi. Si tratta comunque di una canzone pubblicata nel 1976, scritta e interpretata proprio da Rino Gaetano, scomparso, come sappiamo, prematuramente a 31 anni. Il brano era lato B di un altro grande successo, come Mio fratello e figlio unico, altra canzone e simbolo del nonsense tipico di Rino Gaetano.